Quando studiamo le civiltà antiche e le loro costruzioni, come il complesso di Cianchilio, la prima cosa di cui ci rendiamo conto è che erano assai meno primitive di quanto non ci piacerebbe credere, o non ci vorrebbero far credere. La seconda cosa è che tanto quanto noi ponevano una grande attenzione all'astronomia, anzi, forse più di noi. Pur senza mezzi tecnologici come quelli che possediamo oggi, riuscivano ad avere conoscenze straordinarie. Come facevano? Una risposta sembrerebbe darcela proprio il complesso di Cianchilio, considerato un antico calendario solare. Il complesso di Cianchilio era noto ai viaggiatori che si sono avventurati in questo remoto angolo di Perù per secoli. Cianchilio si trova a circa 350 km dalla capitale peruviana Lima, in una vallata scavata dai fiumi Casma e Sechin. Si tratta di una zona desertica, resa vivibile solo dalla presenza dei fiumi lungo la costa del Pacifico. Per molti anni questo complesso, per quanto imponente e molto interessante, non ha suscitato l'interesse degli studiosi. Bisogna arrivare al XX secolo prima che qualcuno cominci a fare delle ipotesi sensate sulla sua destinazione d'uso. Il primo che ipotizzò che lo scopo del complesso non fosse né difensivo né religioso, ma di osservazione astronomica, fu il famoso esploratore Thor Heyerdahl, che ne parlò nel suo libro Con Tiki negli anni 40. Lo studio più approfondito in merito, e ad oggi considerato quello definitivo, risale al 2006 ed è stato condotto da Ivan Gezzi e Clive Ruggles. Tutto il sito risale a 2300 anni fa, secondo la datazione corrente. Pare che abbiano iniziato ad erigerlo intorno al 300 o 500 avanti Cristo. La struttura complessiva del sito è affascinante e peculiare. Tutto sembra ruotare attorno a 13 torri, disposte sul crinale di una collina secondo l'asse nord-sud. Ai due lati delle torri vi sono due strutture poligonali. E infine un complesso fortificato formato da anelli concentrici, che si trova a nord-ovest e che sembra il fulcro dell'intero complesso di Cianchilio. Avventurarsi tra questi imponenti edifici significa fare un viaggio estremamente affascinante. A lungo si sono fatte diverse ipotesi circa il motivo per cui un antico popolo, esistito prima degli Incas, abbia costruito il complesso di Cianchilio. La prima spiegazione poteva essere quella di una rocca fortificata, visto che l'edificio centrale, costruito secondo cerchi concentrici, ha robuste mura difensive, che in certi punti raggiungono anche gli 8 metri di altezza. L'ingresso dell'edificio ha una forma ad U, tipica delle costruzioni preincaiche, e la struttura ha molte stanze che, secondo gli studiosi, erano usate a scopo abitativo o rituale. Questo imponente edificio, che si compone di due strutture gemelle, fu volontariamente distrutto e saccheggiato. Gli scavi hanno rivelato mura abbattute, aree sepolte. Non si conosce quale conflitto possa aver portato alla fine del complesso di Cianchilio. Per quanto la struttura fortificata sia interessante, non è nulla se paragonata alle 13 torri. Il vero fulcro del complesso di Cianchilio, secondo quanto ricostruito da Gezzi e Ruggles, sono le 13 torri. Ognuna di esse ha forma quadrangolare, distano l'una dall'altra in media 50 metri, con intervalli regolari. La sommità delle torri è piatta e ognuna ha due scalinate, una nord e una sud, per salire sulla cima. A cosa servivano queste 13 torri?
Esse venivano osservate da dei punti appositamente predisposti negli ultimi due edifici, che fanno parte del complesso di Cianchiglio, che erano per l'appunto degli osservatori. Secondo la ricostruzione degli studiosi, le 13 torri segnano il corso del tempo nell'arco di un anno solare. Qui a Cianchiglio ci troviamo nell'emisfero sud. Il giorno 21 dicembre avviene il solstizio d'estate. Quel giorno il sole sorgeva dalla torre all'estrema destra. Si spostava poco alla volta per poi sorgere dall'ultima torre all'estrema sinistra il 21 giugno, giorno del solstizio d'inverno. I due edifici di osservazione avevano lunghi corridoi ed erano riservati uno ai notabili e uno alla gente comune. Si presuppone che vi fossero anche feste e cerimonie in certi periodi dell'anno. In base a quello che dice l'UNESCO, che ha dichiarato questo sito patrimonio dell'umanità, gli edifici dovevano essere colorati di bianco, ocra, giallo e marrone chiaro. Si capisce quale magnificenza dovesse apparire agli occhi di un antico visitatore in questo sito, che con tutta probabilità non era abitato in modo stabile, visto che non vi sono approvvigionamenti diretti di acqua. Per molti Cianchiglio è speculare a Göbekli Tepe, che si trova in Turchia, ma è molto più antico. Le torri sono dette anche romanticamente i pilastri del sole. Immaginare che qualcuno si sia dato la pena di costruire opere così monumentali solo per segnare il passare del tempo sembra quasi inverosimile. Gli archeologi dicono che, essendo la zona molto siccitosa, era importante prevedere i cambiamenti climatici. Chissà quale era il vero scopo dello sconosciuto popolo che ha eretto il complesso di Cianchiglio e che cosa leggevano davvero loro nel movimento perenne e immutabile del sole tra i suoi pilastri.